Bentornati su Canale Non Aperto Questo Blog, io sono il Gonz e oggi sono qua a fare la recensione di Scary Stories to Tell in the Dark. Non sei tu che leggi il libro. È il libro che leggete. Penso che morirò, papà. Sono il prossimo. Film horror prodotto da Guglielmo del Toro e diretto da André Ovredal, regista anche di Autopsy e Trollhunter. E che cazzo? La pellicola si rifà all'omonimo e famosissimo libro di storie di paura per ragazzi scritto da Alvin Schwartz. Siamo nel 1978 nella piccola cittadina di Mill Valley. Un gruppo di ragazzini nella notte di Halloween si introduce in una casa abbandonata, intorno al quale ruotano diverse spaventose leggende. All'interno dell'edificio i giovani troveranno un libro di storie paura che scatenerà una serie di inquietanti e pericolosi eventi. Non vi dico altro per non spoilerare. Partiamo da un presupposto: se non sei Rob Reiner, regista di Stand By Me, e fai un film con protagonisti dei ragazzini, il tuo film probabilmente è indirizzato a un pubblico di ragazzini. Questo per dire che, a mio avviso, l'unico film che ricordo, poi magari mi sbaglio, che ha dei ragazzini come protagonisti, ma la storia è per un pubblico più adulto, è proprio Stand By Me, anche se è un film che appunto può piacere a tutti. Ed è questa la chiave fondamentale da cui partire per giudicare l'operato di André Ovredal. Scary Story to Tell in the Dark. Per sopravvivenza e per raggiungere un più ampio spettro di spettatori, viene lanciata sul mercato omettendo quanto possibile la sua vera natura, anche se il trailer un po' lasciava intuire. Questo trarrà, secondo me, in inganno tantissimi fan dell'horror che si troveranno di fronte a un ottimo prodotto, ma assolutamente pensato per un target ultra young. Quando dico ultra young intendo ultra young. Non parliamo di un teen horror alla Obbligo Verità, ma piuttosto di una sorta di Harry Potter versione horror o un Piccoli Brividi la serie leggermente più creepy. Se superiamo questo enorme equivoco e valutiamo Scary Story to Tell in the Dark sotto questa luce, ci troviamo di fronte a un prodotto estremamente funzionale ed efficace che potrebbe piacere molto ai giovani, ma che farà partire lo sbadiglio party se guardate da un pubblico adulto. La regia e l'impronta stilistica delle inquadrature è qualcosa di superlativo, soprattutto nella parte iniziale del film. È fatta bene, non capisco come mai non mantiene lo stesso livello per tutto il film. Gli effetti speciali in CGI hanno una qualità altalenante, in certi casi piuttosto dozzinale. Vedi il puzzle zombie che c'è nel racconto finale. Il film è consigliato veramente a un pubblico estremamente giovane. Il cast è di ottimo livello, i giovani attori sono tutti molto bravi e le storie di paura sono in alcuni casi veramente molto infantili, ma ragazzi, è tratto da un libro per bambini e questo è il risultato. È consigliato, molto consigliato, a un pubblico giovane. È un film che io potrei far vedere a un bambino di 8-9 anni, di 10 anni. Sì, beh, forse sto esagerando. Però ci sono bambini che sono appassionati di horror e questo potrebbe essere tranquillamente un film per introdurli. Portateci tranquillamente i vostri figli, ma al massimo faranno qualche incubo, ma niente di scioccante li turberà per il resto della loro vita. Diciamo che noi dell'epoca anni 80 abbiamo subito dei traumi ben peggiori con Freddy Krueger e compagnia bella. Questo è un po' tutto quello che c'è da dire su Scary Story to Tell in the Dark. È un film comunque confezionato molto bene. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e lasciate un commento qui sotto per dirmi se il film vi è piaciuto, se l'avete visto, se andrete a vederlo. Ci vediamo al prossimo video. Boo.